Buonasera, quanto tempo è che non ci vediamo? A me sembra un'eternità che sono finalmente tornata. In questo momento non mi sembra vero, ma sto passeggiando per Milano, cioè cose che non succedono mai praticamente, e sono in compagnia. Saluta mia madre e mia cugina. Cosa chiedere di più? Vogliamo fare un outfit check? Te lo faccio io? Dai, facciamo un outfit check. Top. Borsina Massimo Alba. Me l'ha regalata mia cugina. E allora faccio la lecchina un po'. Pantaloni a palazzo. E stiamo andando ad una festa al Super Studio Più in via Tortona, Milano. Il programma della serata non è ben definito, quindi probabilmente faremo anche altro, ma intanto andiamo a vedere questo posto e cosa succede lì esattamente. Non lo so, quindi lo scopriremo insieme, perché io mi programmo, mi prenoto per fare delle cose, però non è che leggo benissimo cosa succede. So che ci sarà un'esibizione, un'esposizione di qualche cosa, però di più boh. È già tanto che siamo qua, quindi un passo alla volta. Bello, bellissimo e affollato, cosa che non va molto insieme a quello che piace a me. E quindi abbiamo fatto un giro, bella gente, belle cose, ma andiamo a fare un giro da un'altra parte. Per chi conosce la situazione, siamo al quello che io chiamo base, ma ho scoperto stasera che lo chiamano base, non lo so perché. Abbiamo deciso di fermarci qua per mangiare qualche cosa. Dopo l'aperitivo al base siamo tornate nel giardino di Super Studio per fare un po' di movida e adesso siamo qui da Crema, la gelateria in piazza Napoli, per un gelatino. Allora, ho preso il pistacchio cioccolato con lamponi, il peperoncino e il noce. Il cioccolato venezuelano. Devo assaggiarlo. Ho fatto l'amonello, ho già assaggiato senza farvi vedere. Cioccolato al peperoncino ed è piccantissimo. Letteralmente, super piccante. Chi me l'ha fatto fare? Noci pecan invece è squisito. Devo assaggiare anche il pistacchio, che è quello che mi manca. Yummy. Mi sto pentendo per il... No! È piccantissimo. Non lo vuoi? Ormai lo mangerò. Questo è un salto temporale di un giorno. Sono passate quasi 24 ore e in questo momento sto cercando di fare una valigia, perché domani andiamo al mare, partiamo per 4 giorni, 3 notti, e quindi devo mettere insieme un po' di outfit per le giornate al mare, per le serate. E nel mentre mi è arrivato un ordine che voglio spacchettare con voi, perché fa il caso di questa partenza. È un altro ordine che arriva da Studio Arch, boh. E chi vede tutti i miei video saprà che questo sito qua è dove ho preso la valigia grande e dove ho detto che, siccome sono rimasta super soddisfatta, avrei comprato anche una valigia piccola. E così è stato.
E per quanto pensavo di prenderla dello stesso modello di quella grande, all'ultimo ho cambiato idea. E praticamente... Oh my god! Ne ho presa un'altra di American Tourister. E dovrebbe essere un bagaglio a mano, adesso lo devo misurare perché mi sembra un po' più grande. Ho preso un altro brand perché volevo una cosa un pochino più particolare e questa poi era veramente carina. In realtà mi avevano attirato altri colori, un po' più pop, poi ho deciso di prendere un colore un pochino più neutro e poi comunque mi piaceva il fatto che era molto più leggera rispetto a tutte le altre, solo 2,5 kg e anche dentro ha delle taschine molto interessanti. Anche le ruote sono un pochino più compatte rispetto a quelle della valigia grande. Già la chiusura è molto interessante. Qualità veramente più bella rispetto all'altra, si allarga poi tra l'altro, quindi diventa molto più grande per quando magari la si deve usare come bagaglio in stiva, però mi piaceva proprio il fatto che aveva tutte queste taschine qua, anche qua, scomparti separati. E poi vabbè, qua è classico, come in tutte le altre valigie, però questi taschini qua, se ci potete credere, sono quelli che mi hanno convinta a prenderla. E poi comunque mi piaceva anche il design e sinceramente sono molto contenta di questa valigia. Rispetto alle altre che mi piace tantissimo, probabilmente se dovessi prendere una valigia di misure medie, andrei per un'altra American Tourister perché la qualità è veramente wow, si percepisce. L'unica cosa che mi spaventa sono le dimensioni perché mi sembra un pochino più grande rispetto alla valigia a mano, però c'è scritto che è una valigia per dimensioni bagaglio a mano. Vado a controllare. Ok, ho controllato e ci stiamo, sono 55x40x20 che è al limite per il bagaglio a mano Ryanair, ma ampiamente dentro per EasyJet oppure per Wizz Air, che sono le compagnie low cost più gettonate, e quindi perfetto. La cosa che diventa anche più grande mi rende molto felice perché sembra molto capiente e ho finalmente anche una valigia piccola di tutto rispetto. Adesso non mi rimane che riempirla e sperare di starci dentro. Nell'aprirla ho scoperto che si può anche personalizzare, ci sono tutti questi adesivini dove si possono scegliere di scrivere parole o mettere degli emoji. Troppo cute. Io comunque devo smettere di ridurmi così tardi ad aprire pacchi. Lo sentite questo rumore? Dove siamo? Salto temporale, siamo a Sestri Levante e questa è la casetta dove staremo fino a martedì. Vi faccio un veloce tour. Allora, entrando abbiamo salottino, cucina, panchetta e caminetto. C'è anche una finestra che dà sulla strada. Si sale su queste scalettine e si arriva al piano superiore dove abbiamo il bagno, una stanza e l'altra stanza.
questo è quanto. La casa è molto cute. C'era già stata qui, ma questo proprietario ha più case e ero sempre stata in un'altra casa, non in questa. E questa la trovo molto più graziosa e molto più carina. Abbiamo già, queste sono tutte cose mie, ovviamente. Ho sparso già tutto in giro, però è tutto color coordinated, senza nemmeno farlo apposta. Siamo arrivati qui stamattina, siamo andati direttamente in spiaggia. No, dico bugie. Siamo andati a fare un aperitivo, ma io non sono abituata a fare aperitivi alle 11 e quindi ho solo fatto compagnia. Poi siamo andati in spiaggia e dopo siamo andati a pranzare da Polpo Mario. E in realtà quando siamo arrivati abbiamo fatto anche un giro dentro il centro storico, perché inizialmente mio cugino, perché siamo qui un po' di gente, io, mia madre, mia sorella, suo fidanzato, e poi c'è mio cugino e la mamma di mio cugino. E praticamente quando siamo arrivati abbiamo fatto un giro perché lui voleva andare nella Baia del Silenzio. Io non ero molto convinta, infatti poi ci siamo spostati perché c'era troppo vento ed era troppo affollata, e anche se molto carina, io preferisco le situazioni un po' più ampie, un po' più tranquille, che ti lasciano più agio. Adesso il piano è quello di andare a fare una spesa al supermercato e portarci una cena a sacco, perché vogliamo aspettare, ammirare il tramonto in una delle spiagge, forse di riva. Ci sono già stata un paio d'anni fa, per chi mi segue da allora, e questo è uno dei posticini che amo di più in Italia, destinazione mare, perché poi l'acqua è veramente pulitissima qua, è proprio perfetta, a parte qualche giornata in cui è veramente troppo magari mossa, però oggi era veramente limpidissima, uno spettacolo. Basta, ci vediamo dopo con il tramonto. La camera un po' sporca, ma mi perdonerete, sono al mare. Ho preso mirtillo, stracciatella e cocco. Questa gelateria è squisita. Ieri sera ho mangiato pistacchio, nocciola e noce fichi. Buonissima. Mia mamma ha preso la marena, tiramisù e crema antica. Tutto buonissimo. Buonissimo. Sono diversi giorni che non mi faccio vedere da queste parti. Praticamente quella che doveva essere una mini vacanza di un paio di giorni è diventata una vera vacanza di 4 giorni pieni. Abbiamo allungato il nostro soggiorno e oggi è martedì. Torniamo a casa domani, ma faremo anche domani un po' di spiaggia. Praticamente questi giorni ho staccato la spina anch'io e quindi non ho filmato molto. Salute! E, però stasera stiamo uscendo a cena e allora ho deciso di farmi vedere, che mi sono anche messa abbastanza in tiro. Ho portato un outfit apposta per un'uscita così, anche perché poi, a parte il primo giorno che siamo andati al ristorante, non siamo più andati fuori a mangiare e io preferisco fare così quando sono in vacanza. Però come ultima sera qui ci stava, e stiamo tornando comunque nello stesso ristorante dove siamo andati il giorno 1 da Polpo Mario, perché l'abbiamo apprezzato e quindi volevamo mangiare di nuovo lì, ma all'esterno. E questi giorni li abbiamo passati un po' tra le spiagge di Sestri e Riva Trigoso. Siamo arrivati anche a La Secca,
galleria. Abbiamo fatto tutte quelle gallerie, però devo dire che la cosa più scenografica sono proprio le gallerie stesse e gli spiazzi tra le gallerie. Oggi siamo qui a Sestri e andiamo a cenare appunto fuori. Adesso sfrutterò mia madre per farci vedere l'outfit. Cena si è conclusa benissimo. Abbiamo mangiato pescato del giorno per la signora e io ho mangiato patate al forno, ovviamente non potevano mancare in questa vacanza, e melanzane, tutto molto buono. Adesso dal nostro gelataio di fiducia, Dama, siamo andate a prendere un gelatino. Mia mamma ha preso lo stecco e io ho preso buonissimo, squisito. Io ho preso fior di latte alla marena e pistacchio, tutto veramente buonissimo. Siamo in partenza, prima di andare via però vi voglio far vedere la stanza che credo di non essere riuscita a farvi vedere, che è quella dove ha dormito mia sorella. Molto carina anche questa, trovo molto bello questo divano, stranamente, perché è uno stile che solitamente non mi piace, però non è male, ha il suo perché. E basta, questo è quanto. Sto facendo l'ultimo giro delle stanze per vedere se per caso ci siamo dimenticati qualche cosa, ma direi di no, quindi possiamo andare via tranquille. Che bello, ci voleva una vacanzina così. Stamattina andiamo a farci un po' di spiaggia ancora e poi anzi prima mi faccio una corsetta spiaggia, punto di andare al fornaio senza glutine, perché è uno stop must quello per prendermi qualche cosa per pranzo, per cui a tra poco. Alziamo la mano il team di quelli che diventano rossissimi quando corrono, soprattutto in estate. Cioè, io divento rossa sempre, ma in estate è una roba quasi da far paura. Ho appena finito la mia corsetta, sto sudando. È incredibile per me, ma sto sudando. Sono un bel po' di gradi, non so quanti esattamente, ce ne saranno non tantissimi, però sono le 10:40, ho la testa che bolle, avrei dovuto coprirmi la testa, ma va bene, ormai è fatta. E ci sono alcuni tratti coperti qui sulla passerella, ma ce ne sono tanti altri scoperti, quindi ho sofferto un po'. Ho corso bene, ma a livello proprio medio rispetto ai miei canoni, però quei canoni lì li ho stabiliti col freddo, quindi non vale. Per i miei canoni estivi ho corso a livello ottimale proprio, è stata un'ottima corsetta, ho mantenuto il passo di 4:45 forse al chilometro, e quindi perfetto. Adesso devo solo fare stretching, rinfrescarmi un po' e poi andarmi a fare il bagno, perché sennò rischio di farmi venire un infarto se mi infilo adesso subito in acqua. La situazione è questa e sta molto bene qui. Devo dire che negli anni ho rivalutato tantissimo questa spiaggia. Inizialmente la snobbavo un po' perché i miei parenti e la mia famiglia comunque in generale si piazzava sempre un po' sotto la parete,
e tendevano a rimanere in spiaggia tutto il giorno, mentre io sono più da mare in prima fila o in prima fila al mare, e nelle ore più calde casa, relax e un po' di lavoro. Questa è la situazione perfetta per me. Oggi è l'ultima giornata, facciamo dei bagnetti, un po' di sole e si riparte col caldo nel primo pomeriggio, perché ho delle cose da sistemare, da mettere a posto con la casa e non posso ripartire la sera assolutamente. Quindi più tardi. Ho preso le focacce, dopo vi do appuntamento per pranzare insieme, quindi se siete in mattinata o l'orario di andare a letto, mettete pure in pausa il video e tornate domani in pausa pranzo, così pranziamo insieme. Mi sembra un ottimo compromesso questo. A dopo! Per pranzo abbiamo preso un po' di cosine buone. Allora, la prima che stiamo mangiando è una torta senza glutine con patate. Sembra placite, che è una roba moldava, tipo le quiche insalate moldave. Buonissima. Poi avevo fatto bollire ieri sera anche delle uova, quindi pranzo sì, anche oggi. Yummy. Allora, qui abbiamo un croissant gluten free, poi una pizzetta focaccia a metà, una pizzetta dai, e poi qui abbiamo delle focaccine ai pomodorini. Quindi, per ricapitolare, abbiamo preso la torta salata che abbiamo mangiato in due focaccine, una pizzetta e un cornetto gluten free, per un importo totale di 11 euro. Onesto, è tutto squisito. Non so se qualcuno è venuto qui a Sestri, però il fornaio senza glutine, ve ne avevo già parlato un paio d'anni fa, è sempre una certezza, è buonissimo.